Stamattina, facendo un giro al mercato, non ho saputo resistere al richiamo della verdura. Ne ho comprata davvero tantissima. Guardate un po' che meraviglia, tutta fresca fresca. Vorrei per questo preparare una ricetta straordinaria, a mio avviso, una conserva di verdura, una giardiniera in agrodolce che rimarrà super croccante, senza olio. Non perdetevi la ricetta, davvero interessante. Ingredienti per 8-10 vasi da 250 ml ci servono 250 g di carote, zucchine, sedano rapa, peperoni, cavolfiore, 150 g di fagiolini, facoltativo 2-3 spicchi di aglio, 500 ml di aceto di vino decolorato, un cucchiaio di semi di senape, 1 litro di acqua, 50 g di sale grosso, 230 g di zucchero. Quando si preparano le conserve alimentari, vi consiglio di partire proprio dalla sterilizzazione dei vasi. Io ho scelto barattoli in vetro, normalissimi, che sto sterilizzando nel microonde alla massima potenza, 1000 watt nel mio caso, per almeno 5 minuti, meglio anche 7-8 minuti quando i vasi sono molti. In questa ricetta utilizzerò circa 6 o 8 vasi. Qui invece sto sterilizzando i tappi ovviamente non possono essere sterilizzati in microonde ma in acqua, oppure anche in lavastoviglie però a temperatura elevata. Intanto li lasciamo lì e devono bollire per almeno 20 minuti. Poi che cosa ho fatto? Ci spostiamo all'interno di una casseruola, ho versato una parte di acqua perché adesso dobbiamo fare lo sciroppo, uno sciroppo a base di zucchero e sale. Nella mia ricetta della giardiniera in agrodolce non utilizzo l'olio, ci sono molte versioni, alcuni appunto utilizzano l'olio, io non lo metto. Una parte di acqua bolle, quindi versiamo lo zucchero, lo facciamo sciogliere bene così. Ed il sale grosso, così, bene, possiamo pure spegnere, mescoliamo sempre per facilitare lo scioglimento. Ci sono alcune persone che suggeriscono di lasciare in macera per una notte tutte le verdure con uno sciroppo, o meglio con zucchero, sale ed acqua. Secondo me la giardiniera fatta nel mio modo senza cuocere le verdure viene speciale. Una volta sciolti bene zucchero e sale possiamo unire la rimanente acqua fredda per far abbassare velocemente la temperatura. E poi le lasciamo lì, nel frattempo ci dedichiamo alle nostre verdure. Ricordatevi che la proporzione di acqua e aceto è 2 a 1, quindi 2 dosi di acqua, 1 dose di aceto. La quantità che vi ho dato io va bene per circa, come vi dicevo prima, 8 vasetti. Io chiaramente vi ho suggerito questo abbinamento di verdure, anche se potete cambiarlo secondo i vostri gusti. Molte persone amano le cipolline all'interno della giardiniera, quindi aggiungono le cipolline oppure i finocchi, vanno bene insomma tutte le verdure, però vi sconsiglio i legumi grossi come ad esempio la soia oppure fagioli, piselli e così via. Vi sconsiglio anche le melanzane, i pomodori e le patate. Tagliamo a tocchetti i fagiolini che ho già provveduto a lavare bene, vi consiglio in acqua e bicarbonato. E poi ho rimosso ovviamente le estremità, cerchiamo di fare dei pezzettini piuttosto regolari. Se volete fare anche le cosine per bene, potete realizzare delle verdure con un decoro, con un zigzag, basta prendere uno strumentino, lo strumento specifico praticamente, questo è una specie di coltellino plurilama che fa diverse cosine e anche questo decoro particolare tipico anche della giardiniera, no? Ah, non vi ho detto, questo strumentino l'ho acquistato in una fiera, sapete quando ci sono quelle cosine un po' particolari? Ecco, l'ho preso lì semplicemente. Vi faccio vedere un attimo come pulire il sedano rapa, che forse non tutti lo conoscono, però è un ingrediente protagonista a mio avviso delle giardiniere. L'ho tagliato a pezzetti, a fettine. Poi possiamo rimuovere la buccia con un coltello oppure con un pelapatate. Facile, facile, proprio così. E poi lo tagliamo a bastoncini
con il nostro strumentino simpatico possiamo realizzare dei zigzag. Abbiamo così sistemato per bene tutte le nostre verdure. Nel frattempo ho rimosso i vasetti dal microonde, occhio perché devono essere bollenti, quindi io mi sono aiutata con dei guanti. Avevo messo a raffreddare anche lo sciroppo di acqua con il sale e lo zucchero. Adesso aggiungiamo l'aceto, 1 litro di acqua, 1/2 litro di aceto. Io vi consiglio dell'aceto decolorato, così non inciderà sul colore delle verdure. Ora iniziamo con l'invasamento, tutto a crudo perché voglio ottenere delle verdure molto croccanti, ok? Vi consiglio di mettere un po' di semini di senape, che trovate facilmente insomma in farmacia, anche nei grossi supermercati o in erboristeria, all'interno dei vasetti. Un ingrediente che ho visto essere presente molto spesso nelle conserve, nelle giardiniere. Adesso non dobbiamo fare altro che riempire i vasi con le verdure miste, alternando e schiacciando un pochino. Possiamo naturalmente aggiungere anche uno spicchio di aglio se ci piace, attenzione però eventualmente segnalatelo con un bastoncino se non lo gradite particolarmente oppure omettetelo. Potete perfino aggiungere delle erbe aromatiche come ad esempio prezzemolo, basilico e alcuni aggiungono anche un pizzichino di curcuma particolare. Ora aggiungiamo e copriamo le verdure a filo. In questo caso vi ricordo che non c'è il rischio del botulino perché non stiamo lavorando in un ambiente senza aria, quindi non stiamo lavorando in un ambiente anaerobio e il rischio dello sviluppo del botulino è assente, anche perché troviamo l'aceto, troviamo il sale, troviamo lo zucchero, che sono delle sostanze che inattivano la germinazione delle spore, quindi il problema non sussiste. Facciamo questa operazione anche con gli altri vasi. Ho ottenuto 7 vasi di dimensioni diverse. Ora tappo. Attenzione perché il tappo scotta, quindi rimuovete all'ultimo momento. Poi vi farò vedere che cosa fare se avanzate un pugnetto di verdure. Dunque, se avanza un pochino di verdura e anche un pochino di liquido, proprio queste sono le due proporzioni che ho avanzato, giusto il contenuto di un vasetto, che cosa possiamo fare? Possiamo decidere di scottare le verdure tuffandole nel liquido che abbiamo preparato, quindi nella soluzione. Le facciamo cuocere per circa 3 minuti a partire dal momento del bollore e poi queste le possiamo mangiare subito. Un modo anche diverso per consumare la giardiniera, perché come vi dicevo esistono diverse versioni, perché molte persone decidono di sbollentare le verdure prima di invasarle. In quel caso però le verdure dopo 3-4 mesi di conservazione tendono a diventare mollicce, quindi tendono a perdere la loro naturale croccantezza. Io invece vi consiglio questo metodo, che secondo me è anche il più semplice. Adesso vi faccio vedere come sterilizzare, o meglio come pastorizzare i vasi. Come fare? Prendiamo una bella casseruola capiente, mettiamo all'interno i vasi, non ci stanno tutti quindi farò in 2 riprese. Copro a filo con acqua fredda, porto sul fuoco, faccio bollire e dal momento dell'ebollizione calcolo esattamente 2 minuti. Spengo e lascio raffreddare le conserve all'interno dell'acqua di pastorizzazione. Quando l'acqua è fredda posso rimuovere i vasetti, controllo se il sottovuoto è avvenuto, dopodiché le conserve sono pronte. Ci siamo! Allora, le verdure che abbiamo fatto bollire direttamente nel liquido sono queste, le ho rimosse ovviamente. Possiamo servirle subito in tavola con un goccino di olio, io ci metterei anche un po' di prezzemolo, giusto per. Questa è una giardiniera alternativa espresso, ecco sì, secondo me il termine giardiniera espresso ci sta alla grande, mentre questi sono i vasi che ho ben etichettato.
Quindi dopo che si sono raffreddati completamente, ho sentito se il sottovuoto era venuto perfettamente, devo dire, poi li ho etichettati bene con la data e adesso si possono conservare in un ambiente fresco e buio, al riparo dalla luce, dunque, per circa 12 mesi. Per apprezzare al meglio il sapore e la croccantezza vi consiglio comunque di aspettare almeno 2 o 3 settimane prima di aprire il vasetto e buona giardiniera a tutti!